Gli obiettivi sono sempre quelli di far meglio della stagione scorsa. Indossiamo la taglia della Serie C, ci sta un po' stretta. È doveroso ringraziare tutti gli sponsor e i partner commerciali che ci hanno sostenuto nella passata stagione e che hanno tra l'altro riconfermato il loro sostegno anche per l'imminente nuova stagione 24-25. E diamo anche il benvenuto ai nuovi partner per questa nuova avventura e naturalmente, ripeto, è un doveroso ringraziamento in quanto senza di loro non potremmo svolgere quella che è la nostra consueta attività senza il loro sostegno. Naturalmente ne approfitto anche per ringraziare tutti i collaboratori, i dirigenti. Un ringraziamento doveroso, altrettanto doveroso per lo staff tecnico che si è mosso con tanta sapienza e tanta sagacia tattica per quanto riguarda i campionati che si sono conclusi e che sicuramente daranno un grande, notevole contributo tecnico anche per la nuova stagione. L'ufficio stampa, non bisogna dimenticarlo, che ha dato ampia visibilità alla nostra società sportiva e lo continua a fare, insieme naturalmente a tutte le testate giornalistiche, locali e non, sia su carta, sul web e anche a livello televisivo. Detto ciò, parliamo adesso della nuova stagione, una stagione che si preannuncia alquanto competitiva. Ci sono alcune squadre che si stanno attrezzando per fare il salto di categoria e noi naturalmente a livello di competitività non vogliamo essere da meno. Già abbiamo programmato una serie di innesti importanti che alzeranno il livello qualitativo del nostro roster che metteremo a disposizione dei tecnici e che sicuramente ci daranno qualche bella soddisfazione. È chiaro che gli obiettivi sono sempre quelli di far meglio della stagione scorsa, ma al di là di questa frase, che è un po' una frase classica, faccio un'analogia con l'abbigliamento. Dico che noi indossiamo la taglia della Serie C con orgoglio, con soddisfazione, con piacere, ma ad onor del vero ci sta un po' stretta. Da non dimenticare, e devo ringraziare anche la seconda squadra che quest'anno ha fatto un campionato importante, è giunta al primo posto del campionato di seconda divisione, per noi un motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio e quindi naturalmente anche lì, insieme al tecnico, a Mister Rizzo, noi cercheremo di alzare il livello anche della seconda squadra che rappresenta, non dimentichiamolo, un bacino importante per futuri e potenziali innesti in prima squadra.